Massimo Giletti, una carriera sotto protezione. Il noto conduttore Massimo Giletti vive da diversi anni in condizioni di sicurezza, avendo ricevuto scorta personale per il suo impegno nel giornalismo d'inchiesta. In un'intervista a Di Più TV, ha rivelato che le sue indagini sulla mafia hanno toccato argomenti delicati. Giletti ha dichiarato: "Le mie inchieste sulla mafia ho toccato qualche nervo scoperto, evidenziando come la sua vita sia profondamente influenzata dalla necessità di protezione. Tale situazione comporta limiti significativi alla sua libertà personale, costringendolo a convivere con le forze di sicurezza." Ha anche espresso preoccupazioni riguardo ai giovani giornalisti, affermando che è inaccettabile rischiare la vita per un compenso esiguo. Il nuovo programma, Lo Stato delle Cose, un programma rivoluzionario per la TV italiana. Il nuovo format di Rai 3, intitolato Lo Stato delle Cose, si distingue per la sua originalità nella narrazione. Giletti intende presentare l'Italia attraverso grandi nomi della cultura, rimarcando l'importanza di non dimenticare figure rilevanti. Egli stesso ha affermato: "Mi piace andare controcorrente, mettendo in luce una retorica contro l'apatia culturale." Aspettative per il programma. Massimo Giletti ha espresso la sua speranza che il pubblico resti sorpreso dalla combinazione di diversi elementi tematici nel programma: inchiesta, cultura e attualità. L'intento è quello di promuovere un approccio culturale alla società, sottolineando che la cultura arricchisce e libera l'individuo dalle manipolazioni. Giletti ha evidenziato un grave problema: il governante che esercita il proprio potere su una popolazione priva di consapevolezza sociale, in grado di seguire senza questionare.